L'uomo è pazzo. L'uomo è stato pazzo, assurdo, imprevedibile. Come può permettere che milioni di suoi figli, bambini e ragazzi, siano educati alla guerra? Come si spiegano queste immagini di cui sono protagonisti i nostri nonni e che sono germogliate dalla cultura della nostra Italia, culla del Rinascimento? Questi bambini imbracciano il moschetto regolamentare Balilla, uno schioppo creato nel 1934 proprio per loro, che con questi occhi curiosi finalmente possono spararsi l'un contro l'altro in finte battaglie come in un sogno avventuroso. Come è stato possibile che milioni di padri abbiano permesso tanta follia a milioni di figli? Come è stata possibile tanta incoscienza della sventura? Come è stato possibile bruciare ai figli i tempi della vita senza una sana ragione? Invece, tanta assurdità nasce dallo sviluppo di una prospettiva quasi ragionevole. Agli inizi del Novecento, più di un terzo della popolazione europea è costituita da cittadini al di sotto di 14 anni. Solo in Italia, nel 1911, i giovanissimi sono 12 milioni. Gli stati sono chiamati a gestire questo fiume di intelligenze fresche, ribelli, che vanno responsabilizzate quanto prima verso la patria, soprattutto in vista di una guerra. L'Inghilterra affronta il problema con la brillante idea del generale Robert Baden-Powell, eroe della guerra contro i Boeri, che nel 1907 dà vita all'organizzazione dei Boy Scout. Il successo è tale che viene imitato in tutta Europa ed anche in Italia. È la premonizione di qualcosa di terribile nell'aria. ...1914... scoppia la Grande Guerra. ...24 maggio 1915... anche l'Italia si tuffa nel bagno di sangue. La scuola, i libri di testo, i giornali, la propaganda bellica si incaricano di inculcare nei ragazzi il dovere di sacrificarsi alla patria. Ne viene sconvolta la morale. Perfino la morte non ha più scrupoli di età. L'innocenza è violata, cambia l'immaginario. Per i ragazzi diventa trasgressiva la fuga dalla famiglia per raggiungere il fronte. 2-3 decenni di Pavia fanno incetta di vecchi schioppi, scappano di casa, rincorsi dai carabinieri e dai genitori disperati. Vengono riacciuffati alla stazione di Savona, armati fino ai denti, si compiace di descriverli un giornalino dell'epoca. Nell'agosto del 1915 il fenomeno delle fughe è così allarmante che lo Stato Maggiore dell'Esercito esprime disappunto e suggerisce punizioni per i ragazzi, nel timore che la guerra possa sembrare un gioco. Qualcuno segue il padre fino alle retrovie, mischiandosi alla truppa, assistendo a volte alla morte del genitore. Emilio Piccini, di Gorizia, 12enne, riesce a farsi ammettere al servizio automobili della Brigata Firenze. Una scheggia lo sbrana sul Carso. Sono rocamboleschi i mezzi con cui i troppi ostinati adolescenti tentano di raggiungere il fronte. In treno, a piedi, sui carretti, dormendo in bettole, per strada, nei finili, finanche nei cimiteri. Si offrono
per lo scavo delle trincee, per la distribuzione della posta, per la Croce Rossa. Le catombe delle battaglie sull'Isonzo lentamente inghiotte 600.000 uomini. Se in un primo tempo i minori sono tenuti lontani, con la crisi militare e i dubbi della vittoria, lo Stato Maggiore vaporizza gli scrupoli. Saranno 70.000 i minori coinvolti nelle retrovie durante il conflitto. 10.000 non torneranno a casa. Ogni follia possiede un proprio canto, ogni canto labbra che ne saranno travolte, anche quelle di questi giovani che vanno a morire. È un inno, il loro, goliardico e malinconico. Musica Giuseppe Blanc, parole Nino Xilia, scritto nel 1909. Narra del commiato degli studenti dell'Università di Torino dai giorni lieti della fanciullezza per quelli di tensione e di lotta dell'età adulta. Quasi un presentimento. Nessuno avrebbe mai immaginato allora che questi quattro versi, giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nella vita e nell'asprezza il tuo canto squilla e va, sarebbero divenuti inseparabili compagni di due generazioni, di due guerre mondiali, di due decenni di fascismo. Con il titolo di Giovinezza, rimaneggiato dal sottotenente Marcello Manni, il canto diventa l'inno degli arditi, portato la prima volta al fuoco sulla Bensizza il 28 settembre 1917. Due mesi prima della morte del suo primo autore, Nino Xilia, su Monte Tomba, per la scheggia di un cannone. E un mese prima della rotta di Caporetto. E con Caporetto giungono al fronte i 17enni del 99. La forbice della guerra stringe. I comandi si chiedono addirittura se possono essere chiamati a leva i sedicenni. Tra i soldati è avvenuta anche una trasformazione morale profonda. I milioni in trincea hanno familiarizzato con queste migliaia di ragazzi e dallo stesso destino. La guerra ha spezzato il ponte dell'età che li divide. Ma ecco la grave conseguenza. Tornati a casa, nessuno di questi padri o futuri padri si scandalizzerà nel vedere il figlio in pantaloncini corti e fucile in spalla. Il 23 marzo 1919. Benito Mussolini fonda i fasci di combattimento. Finanziato da industriali ed agrari, lo squadrismo arruola reduci di guerra, ex arditi, ma anche moltissimi adolescenti, detti avanguardia, che risolvono nell'assalto ai giornalisti, operai e braccianti la frustrazione di essere stati troppo piccoli per la guerra vera. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego. La mala erba mussoliniana invade anche gli Atenei. Ecco i GUF, gruppi universitari fascisti. Quasi coevi ai fasci di combattimento, sono la prima delle infinite sigle che faranno la storia del ventennio. Il loro spirito anarcoide, indipendente e subito fonte di problemi. Non solo aggrediscono lo Stato liberale, contestando l'abolizione delle sessioni d'esami per gli ex combattenti, ma si scagliano contro gli stessi rassi di provincia, che canzonano per la loro rozzezza intellettuale.
Bersaglio preferito è il potente gerarca di Cremona, Roberto Farinacci. Franchezza di marca italiana. Restii alle regole, nel 1921 i GUF non esitano ad opporsi ai diktat che li richiamano all'ordine del neonato partito fascista, dal quale vorrebbero invece essere riconosciuti come una realtà alla pari. Pio desiderio, Mussolini concederà solo che un loro rappresentante entri a far parte del direttorio del partito, con diritto di voto. 28 ottobre 1922, marcia su Roma. Il nuovo governo, nel 1923, vara la discussa riforma Gentile, che pur avendo il merito di elevare l'obbligo scolastico a 14 anni, restringe al solo liceo classico la via per iscriversi a tutte le facoltà universitarie. Gli studenti del GUF, in beffa al Duce, che l'ha dichiarata la più fascista delle riforme, gli si ribellano, bloccano le lezioni per un mese, mettendo a dura prova l'immagine di fermezza che il governo si è dato. Questori minacciano arresti in massa. La calma torna solo quando, constatata l'impossibilità ad applicarla, Mussolini promette che la riforma verrà con il tempo fortemente annacquata per una politica scolastica socialmente più aperta. La passione di Mussolini è fondare il nuovo, in tutti i sensi, anche quando lo stesso nuovo in realtà possiede qualcosa di vecchio. Da buon giornalista e con brevetto di pilota d'aviazione, intuisce che per acquisire credito nel paese deve innanzitutto dare spazio ai giovani, proponendo dell'Italia una immagine avventurosa ed eroica che li esalti e ammorbidisca le frustrazioni della vittoria mutilata. Il 28 marzo 1923 crea la Regia Aeronautica, l'arma più vivace delle forze armate. Diverrà il fiore all'occhiello del fascismo, che spronerà le industrie ad una stimolante gara a chi produce gli aerei migliori e tra i piloti a chi inventa le imprese più leggendarie per collaudarli. L'Italia diverrà ben presto la prima donna dei cieli, conquistando un prestigio che durerà fino a tutti gli anni 30. Non solo tra gli universitari, anche tra i giovanissimi regna il nervosismo. La confusione che si è creata con il permetter loro di entrare nell'avanguardia della milizia senza vincolo di età è tale che il partito è costretto a precluderla ai minori di 13 anni. Ma ne segue uno scompiglio. Non sono solo i ragazzi più piccoli, ma soprattutto i giovani impazienti padri che abbiamo visto sul Piave e sull'Isonzo ad inviperirsi per la discriminazione. Anzi, impongono che si crei una nuova categoria di futuri fascisti, con limite di età addirittura di 8 anni. Per arricchirne l'immaginario, che nome però dargli a questi soldatini in erba? Si decide per il nome di un eroe dei libri di scuola, un monello genovese di Porta Portoria che nel 1746 scagliò per primo un sasso contro gli occupanti austriaci, aizzando il popolo alla rivolta, Giambattista Perasso, detto Balilla. L'idea dei Balilla per ora è solo una categoria militare di adolescenti, soltanto in seguito il fascismo si accorge che è una intuizione felice.
10 giugno 1924. Viene rapito ed ucciso Giacomo Matteotti. Mussolini è schiacciato dalla ondata di indignazione che scuote il paese. I deputati e i senatori antifascisti si ritirano sull'Aventino. Il momento è critico. Ci vuole un'idea che scompigli le carte e gli permetta di reagire. L'idea nuova che propone Mussolini è la nascita della radio. Le onde herziane sono le briglie sciolte con cui terrà in pugno l'Italia. Non a caso, il giorno prima, è stato lui stesso ad inaugurare le trasmissioni con un discorso al Teatro Costanzi. La radio è in breve il fantasma dietro cui si cela il potere. Al microfono vengono coinvolti intellettuali, poeti, artisti che danno subito qualità ai programmi. La radio si muta in espressione del suo tempo, cogliendone i turbamenti, le passioni, la vita in bilico ed il piacere di immaginare un futuro migliore. Ispirati dall'agenzia Stefani, vengono trasmessi i primi notiziari di politica, spettacolo, moda, viaggi. L'etere dà voce ai mille desideri di una borghesia che, tuffandosi con tutto il corpo nel mare di speranze che le offre il fascismo, ha chiuso gli occhi alle sue violenze e gli è grata per l'energica promessa di difenderla dal bolscevismo. Ma è inutile che la radio, abbattendo i confini e barriere, proietti luminose illusioni sul futuro. È un mondo che è rimasto impervio, sordo e cieco perfino alle sue onde herziane, quello rurale dei contadini, dei pastori, della miseria, dove regna l'analfabetismo. E campagna da un abisso scolastico iniquo che la stessa riforma gentile invece di colmare accende. La scuola rurale è il tentativo di permettere a milioni di giovani contadini e loro figli non solo di imparare a leggere e scrivere, ma anche di comprendere la dignità sociale e intellettuale della vita nei campi, offrendo loro le conoscenze scientifiche necessarie all'esercizio intelligente delle professioni rurali. Tuttavia, il regime fa ai maestri che vi insegnano una raccomandazione precisa: stare attenti a non coltivare nei giovani contadini insofferenze che spingano verso nuovi lidi e nuove ambizioni, quasi sempre cittadine e borghesi, che sovvertirebbero la quiete sociale. Chissà, l'ex povero Mussolini teme che una nuova rivoluzione degli umili gli esploda fra le mani. Anche Giovinezza segue le avventure della storia e si adatta ad essa. Dagli arditi agli squadristi è diventata l'emblema musicale del fascismo. Ma le varianti dell'inno sono molte. Spazientito, Mussolini decide di fare ordine. Non sopporta che ognuno la canti come crede. Ed ecco, commissiona a Salvatore Gotta una versione definitiva, più consona ai programmi del governo e del PNF. Con il discorso del 3 gennaio 1925, Mussolini supera tutte le difficoltà politiche ed è la dittatura. Giovinezza diviene l'inno ufficiale del Partito Nazionale Fascista. Sarà suonato e cantato in tutte le manifestazioni ufficiali insieme alla Marcia Reale. Le culle sono vuote e i cimiteri si allargano. Si registra una paurosa mortalità infantile. 200.000 sono i bimbi abbandonati alla ruota degli innocenti.
tra il 1925 e il 1927 si assisterà ad un forte calo demografico con una mortalità superiore alle nascite. Mussolini non ha scelta. Deve mettere in moto un programma di assistenza sociale e varare leggi specifiche a favore delle madri, dei loro figli e indipendentemente che questi siano legittimi o illegittimi. Nel 1925 viene istituita l'ONNI, Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia. Scopo primo, la diffusione delle norme di igiene prenatale e infantile nelle famiglie, specialmente in riguardo alla sifilide e alla tubercolosi. L'ONNI crea case di convalescenza per le madri e poi consultori pediatrici, materni, prematrimoniali e matrimoniali. Spesso tenta di contattare i padri e spingerli al riconoscimento dei figli o al matrimonio. Le puerpere e le donne gravide vengono seguite nell'alimentazione, nutrite in mense apposite dove medici verificano che non siano a rischio di aborto e che abbiano le capacità di prendersi cura della prole. Vengono creati brefotrofi, strutture per il sostegno dei minori abbandonati. Inoltre l'OMMI vigila a che i datori di lavoro evitino ai ragazzi lavori gravosi e li assumano soltanto se hanno adempiuto agli obblighi scolastici. Ed ultimo, promuove scuole tecnico-pratiche di puericoltura. Non si dimenticano i bimbi sfortunati di religione israelita, a cui vengono dedicati appositi orfanotrofi. Mussolini è convinto che più un popolo cresce di numero, tanto più può diventare potente. La forza è nel numero, afferma. Per questo incoraggio gli impegni del Talamo. Anche la nave della politica a volte corre verso il porto della vita. Non si vive di solo pane e neppure di solo lavoro. V'è odio e conflitto sociale nel paese. Una soluzione a quest'odio parrebbe impossibile. Invece Mussolini la trova, importando un'idea già sperimentata tra i lavoratori delle fabbriche nei paesi anglosassoni. Nel maggio del 1925 nasce così l'OND, l'Opera Nazionale Dopo Lavoro, posta sotto la vigilanza del Ministero delle Corporazioni. Presto diventa l'organizzazione più numerosa del regime. Un successo al di là delle attese. Dopo solo 2 anni conterà 2 milioni e 800 mila iscritti, il doppio del partito fascista. Fioriscono cinema, palestre, bande, filodrammatiche, musica, folklore. E non si trascura, importantissimo, la formazione dei giovani lavoratori e l'aggiornamento professionale degli adulti. Il risultato è quasi un miracolo. Come per magia, all'improvviso milioni di italiani scoprono di potersi permettere, nel tempo libero, lo stesso lusso dei ricchi. Nulla è più impossibile. Tutto è alla portata di tutti e la forza è nel numero. Giovani, operai ed operaie, in massa ognuno può comprarsi la sua fetta di felicità, ottenendo dalle agenzie sconti sui viaggi inimmaginabili prima. Copre che riesce perfino ad attirare gli operai antifascisti, i quali gradiscono volentieri i comfort che offrono le sue strutture. Non si dimentichi, Mussolini è al governo da meno di 3 anni. Ha appena superato la grande crisi dovuta all'assassinio di Matteotti. Ha tutto l'interesse a sedurre ed avvicinare al regime i lavoratori riluttanti. Per iscriversi a l'ONDI, infatti, per ora non è richiesta neppure la tessera del PNF. Come narcotizzati da quel non so che in più della vita, gli italiani, soprattutto il proletariato urbano, accolgono volentieri questa nazionalizzazione del tempo libero,
quasi non volendosi accorgere della camicia di forza spirituale che lentamente gli viene calzata. Nessuno lo ricorda, eppure molte delle nuove sedi dell'OND sono sorte sulle ceneri di strutture socialiste incendiate dagli squadristi. Come sulla radio, anche sul cinema, il regime pone la sua zampata. Posta sotto le dirette dipendenze di Mussolini, prende il vita l'Unione Cinematografica Educativa, ovvero l'Istituto Luce, che dà il via alla produzione del cinegiornale di Stato, da proiettarsi nelle sale prima del film. È un rotocalco che offre la visione ufficiale del fascismo sulla realtà nazionale ed internazionale. Dove non esistono le sale per raggiungere tutti i potenziali spettatori, si organizza il cinemobile, una complicata apparecchiatura che permette di proiettare i cinegiornali luce nelle piazze e nelle campagne. Tra i contadini che non hanno mai visto il mare e che lo vedono sullo schermo per la prima volta. Un mare ingordo di vite umane e di lacrime. Dopo aver rivolto l'attenzione alla salute delle mamme e agli svaghi dei giovani lavoratori, nel 1926 il regime si rivolge agli adolescenti. Con la legge del 3 aprile vara l'Opera Nazionale Balilla, OMB, posta sotto l'alta vigilanza del capo del governo. Mussolini estende ai giovanissimi l'intuizione già sperimentata tra i fascisti. I nuovi Balilla devono essere atletici, sani, virili, educati alle virtù militari e soprattutto votati al culto degli eroi, da quelli del Risorgimento a quelli della Grande Guerra e dello squadrismo. Per rendere familiari le formule di rito durante le cerimonie, queste vengono incise sulla copertina dei quaderni scolastici. Duce, chiamaci. Duce, duce, chiamaci. La voce degli eroi, la grande voce dei martiri, risponderà con noi presente. Questa evocazione della morte attraverso liturgie di massa e riti innalza i piccoli fascisti al rango di reduci. Si insiste sulle radici fondanti, insanguinate e sanguinanti che rendono fecondo il cuore della nazione. Il sangue si mescola con la terra, con la rivoluzione emergente e lo squadrismo. L'intento dell'OMB è anche costruire strutture moderne in cui si educhino i ragazzi alla ginnastica sotto la guida di insegnanti appositamente formati. E cosa determinante, convincere le famiglie perché vi mandino volentieri i loro figli. Anche per l'OMB, così come è stato per l'OND, per il momento l'iscrizione avviene su base volontaria. Alla direzione viene chiamato un ex ardito della Grande Guerra, Renato Ricci, il quale, ispirandosi alla stessa divisione per classi di età già sperimentata negli adolescenti del partito, ripropone dagli 8 ai 14 anni l'età per i Balilla, dai 14 ai 18 per gli avanguardisti. Nel caso delle ragazze, alla prima fascia appartengono le piccole italiane, alla seconda le giovani italiane. I Balilla a loro volta sono divisi in ordinari, escursionisti e moschettieri. Gli avanguardisti in moschettieri e mitraglieri. Le formazioni sono inquadrate in squadre, manipoli, centurie e legioni. Dei Balilla esiste anche una versione marinara, i marinaretti, che nella capitale si ritrovano il sabato sul Lungotevere alla Caio Duilio, dove esistono un veliero a tre alberi e Bonpresso, fissato sul cemento, sul quale ci si arrampica tra fiocchi, gabbie, velacci e controvelacci. Una attenzione speciale viene data ai marinaretti di Napoli. Ne fanno parte spesso
gli orfani della gente di mare, orfani di guerra e fanciulli abbandonati a cui si fornisce un'educazione elementare e professionale sufficiente per farne dei marinai della Regia Marina o della flotta mercantile. I balilla e avanguardisti migliori che presentano particolari attitudini sono prescelti per esercitazioni eccellenti nei campi Dux. L'addestramento militare è tenuto da ufficiali della milizia appositamente distaccati. Ma intanto che i balilla si addestrano, il regime comincia a promulgare le prime leggi fascistissime che stroncano ogni anelito di democrazia. Viene abolita la libertà di stampa, il diritto di sciopero, dichiarati fuori legge i partiti e i dissidenti mandati al confine. Se il balilla imita tutti gli stereotipi maschili, la piccola italiana deve prepararsi al suo futuro di moglie, materna e prolifica, esercitandosi in corsi di taglio, cucito, cucina, igiene, pronto soccorso, puericoltura. Questa differenza educativa tra maschi e femmine crea per certi aspetti una vera e propria apartheid ideale. Le ragazze possono ambire a qualsiasi livello di istruzione, purché su un binario culturale rigidamente separato. Professione ambitissima, perché strategica e di potere, diventa la visitatrice fascista. La prima vera assistente sociale nel senso moderno del termine. Diplomata in apposite scuole della Croce Rossa, tocca a lei curare la gestione dei servizi dell'OMMI, dell'OND, dell'OMB, le cui sedi provinciali è spesso chiamata a dirigere. Nonostante l'esibito maschilismo, l'attenzione del regime per tutto il ventennio è sostanzialmente rivolta alle donne, di cui si riconosce per la prima volta il profondo valore strategico nel garantire la qualità umana e civile del paese. Non solo madri, ma operaie, infermiere, contadine, insegnanti. Nessuna categoria verrà dimenticata. Ciascuna avrà una sua associazione e tutela. Le piccole italiane indossano una divisa ispirata a un disegno del noto pittore Mario Pompei. Gonnellino pieghettato nero con una camicetta bianca, cravatta e un piccolo cappuccio nero. Durante le sfilate devono portare i capelli raccolti. Mentre per i balilla la divisa è ispirata a quella dei gerarchi. Camicia nera, fazzoletto azzurro, pantaloni grigio verde, fascia nera, in testa il fez o il cappello da alpino. Quello che soprattutto li contraddistingue dagli scout a cui in qualche modo si ispirano è il più ambiguo dei compagni di gioco, il moschetto. Dall'OMB nessuna delle tre armi viene trascurata. Vi è anche un ambito tirocinio militare nella Regia Aeronautica, che si realizza in frequenti visite ai campi d'aviazione con voli di prova e corsi di volo a vela. Come un agile elefante generoso, l'OMB invade anche campi non suoi. Come l'OND provvede a organizzare scuole professionali per dare un mestiere ai ragazzi tagliati fuori dalla riforma gentile. E fa sua la strategia delle scuole rurali, ne costruirà più di 6.000. L'irregimentazione delle coscienze indigna il Vaticano, che reagisce con feroci critiche, accusando il regime di propugnare una propria spiritualità laica a discapito della religione cattolica e delle sue organizzazioni. Comincia una lotta vigorosa, serrata, viva, tra Chiesa e fascismo, tra l'OMB e gli scout cristiani, i quali del soldatinismo in auge intuiscono già le ombrose sventure.
Nell'arco di pochi anni il regime farà piazza pulita di tutte le organizzazioni giovanili non fasciste, le quali sono costrette a confluire nell'OMB. La Santa Sede si ribella. Pio XI minaccia più volte di interrompere le trattative per giungere al concordato, ma lentamente cede. Il Balilla è una immagine forte, marchio di qualità per eccellenza. Lo utilizza anche la Regia Marina, che definisce classe Balilla la nuova categoria di sommergibili atlantici di grande crociera. I Balilla rimarranno operativi fino allo scoppio della guerra, quando risulteranno ormai obsoleti. Saranno bare di acciaio. Molti marinaretti seguiranno la loro sorte. L'OMB viene definita pupilla del regime. Si troverà sempre nella necessità di adattare le sue esigenze ad un bilancio insufficiente a soddisfarle, nonostante l'industriosità di Ricci nel cercare espedienti per rimpinguare le casse. Si parla tanto di sport, ma non esistono strutture moderne in cui praticarlo. Per risolvere il problema, Ricci dà l'avvio ad una vera e propria febbre del mattone. Nel 1927 prende il via l'edificio più grandioso che diverrà sede dell'appena costituita Accademia Maschile di Educazione Fisica, il Foro Mussolini, dotato di stadi, piscine, dormitori, destinato ad attività sportive ma anche a scenario per occasioni celebrative del regime. Rimane ancora oggi ammirato per la sua complessità artistica ed architettonica. I lavori hanno inizio su progetto di Enrico Del Debbio, poi di Walter Luigi Moretti, recuperando uno spazio acquitrinoso sulla riva del Tevere sotto l'osservatorio di Monte Mario. Il materiale per costruire lo Stadio dei Marmi è ottenuto da Renato Ricci ritirando da Carrara i blocchi di scarto gratuitamente concessi dalle cave, che però gli valgono l'accusa di combutte poco oneste con l'associazione Cavatori di Marmo. Madri nuove per i figli nuovi è il motto coniato per le giovani italiane. Nel discorso dell'Ascensione, il 26 maggio del 1927, Mussolini annuncia l'inizio della battaglia demografica. L'Italia deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà del secolo con una popolazione non inferiore ai 60 milioni di abitanti. Se si diminuisce, signori, non si fa l'impero, ma si diventa una colonia. Se le donne daranno i loro frutti, l'impero sarà solo una questione di tempo. Che sia borghese o proletaria, per la donna avere figli diventa ormai una missione patriottica. Nel 1928 l'URI si trasforma in Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, EIAR, nome ispirato al saluto dei fascisti EIA, EIA. Lo sviluppo della radiodiffusione corre veloce, adattandosi ai bisogni della gente. Oltre a quelle per i giovani, vengono ideate trasmissioni e radiodrammi per l'infanzia. Le informazioni sui programmi vengono pubblicate sul settimanale Radio Orario. Tra non molto cambierà nome diventando il Radio Corriere. Nonostante la qualità dei programmi, il numero degli abbonati stenta a crescere. Il costo di un apparecchio ricevitore è proibitivo. Se lo può permettere soltanto una esigua elite di poche decine di migliaia di persone. Da un sogno a un sogno. Da un sogno di giovani a un sogno di bimbi. La Befana fascista proietta lo stato assistenziale in una dimensione fiabesca, saldamente ancorata alla tradizione. La vecchietta del passato diventa una giovane fascista con tanto di divisa nera che offre doni alle cornie inviate dal duce. Spesso i doni sono assai più modesti di quelli che vediamo.
tutti inquadrati in divisa, siamo entrati nel salone del dopolavoro per ricevere la Befana fascista, scrive un bambino di Vinchiaduro. Davanti al podestà e ai maestri abbiamo cantato l'inno dei Balilla. Quando ho preso il sacco, questo si è strappato tutto e ne sono cascati una scatola di pastelli, una gomma, un pennino, un mandarino, due quaderni, quattro caramelle e due biscotti. E rotolato tutto tra i piedi dei compagni che, mentre facevano il saluto al duce, mi hanno pestato il mandarino. Ma la Befana fascista a volte non porta giocattoli, ma la divisa completa da Balilla e Piccola Italiana, per i bambini poveri che non possono comprarla. Spesso è proprio il podestà ad ordinarla, per evitare brutte figure durante le visite del duce. Qualche Balilla, poi, travolto dagli entusiasmi per la spedizione di Umberto Nobile al Polo Nord, comincia a credere che quella grande nave si è alzata in cielo per andare a prendere la vecchietta con la scopa, che se n'è fuggita sulla luna. Il piccino rimarrà deluso. Il dirigibile Italia si perderà tra le nevi dell'Artico. Nel 1928 l'insegnamento della ginnastica a scuola diventa obbligatorio dalla terza elementare. Nel 1929 nasce l'Accademia Femminile di Educazione Fisica. Per sede viene scelto un antico edificio del Borgo Vecchio di Orvieto, che nel XIII secolo aveva ospitato l'antica università. Ai corsi triennali, equiparati a quelli universitari, le allieve accedono dopo un'accurata selezione. Non solo palestra e maneggio o esercizi di armonia fisica, ma anche studi umanistici e medici, per dare alle docenti una preparazione all'avanguardia in Europa. Ma incoraggiare le donne a praticare lo sport è un'arma a doppio taglio. Se per un verso le si vorrebbe relegate in casa, per l'altro, soprattutto le ragazze borghesi, le si spinge a confrontarsi con se stesse e con il mondo, stimolandone l'ambizione e un desiderio di affermazione non solo sociale, ma politico. Si aggiunga che attraverso l'esercizio fisico moltissime ragazze assumono forme assai provocanti da far indignare i più retrivi, special modo di area cattolica. La Chiesa considera lo sport d'ostacolo al matrimonio e alla maternità. Comincia a farsi strada l'opinione che le ragazze non devono fare agonismo perché è dannoso alla salute. Si dimentica che per nascere sani bisogna essere cresciuti in un grembo sano, partoriti e allattati da madri sane. Intanto, le osservazioni provenienti da oltre Tevere non possono essere trascurate. L'11 febbraio 1929 è stata firmata la conciliazione tra Stato e Chiesa e Mussolini non vuole aggiungere nuovi attriti a quelli già esistenti, e che riguardano i giovani dell'Azione Cattolica obbligati a entrare nelle organizzazioni fasciste. Per sedare gli animi, addirittura interviene il Gran Consiglio del Fascismo, che ordina alla Federazione dei Medici Sportivi di pronunciarsi a sfavore dell'atletismo femminile, con lo scopo di spostare sul terreno medico una questione morale che il governo non riesce a gestire. È tempo di censure. Viene adottato il testo unico di Stato per le scuole elementari. I maestri sono obbligati ad indossare l'uniforme della milizia e da tutti gli insegnanti in generale viene imposto il giuramento di fedeltà al regime. Il duce stesso, ex maestro, non esita ad aggiungere anche una sua precisa dottrina didattica, ispirata ai successi aeronautici di Italo Balbo, che con la sua squadra di idrovolanti nel 1930 raggiunge il Sud America. L'infanzia, come l'adolescenza,
non può essere alimentata solo di concetti astratti. Prima di tutto deve vivere dell'esempio. Ma per l'esempio fascista occorre che l'educazione sia curata anche al di fuori della scuola. Vi provvede la Casa del Balilla, che è provvista di biblioteche, palestre, nonché teatri e cinematografi. Per tenere in piedi le sue organizzazioni giovanili, il regime dà lavoro a folle di persone. 100.000 dirigenti politici, 12.000 ufficiali della milizia, 7.000 medici e infermieri, 12.000 avanguardisti, 2.000 cappellani. Il costo è proibitivo. Anche la famiglia Mussolini è uno spaccato della giovinezza italica. Edda, che gioca a pallone con il padre, è una giovane fascista. Il secondogenito, Vittorio, è avanguardista. Bruno è Balilla. Per il piccolo Romano e la piccolissima Anna Maria, la categoria per loro deve essere ancora inventata. Le astuzie di Renato Ricci per far fronte ai costi di gestione dell'OMB vengono messe in crisi quando, in dicembre del 1931, giunge alla segreteria del partito Achille Starace, che, rapinoso, malato di potere e di protagonismo, lo denuncerà a Mussolini con il chiaro intento di liberarsi del rivale. Il duce non gli dà ascolto. Tuttavia lo compensa affidandogli l'Opera Nazionale dopo lavoro, un dono che i dopolavoristi pagheranno salatissimo. L'instancabile segretario comincerà a farli trottare senza scampo. Non solo, coinvolgerà in questo sfinimento atletico anche i poco graziosi dirigenti del partito. Donna madre o donna amante? Robuste, prosperose, rurali, prolifiche o fianchi stretti, tutti curve, borghesi. Neppure in camera da letto il fascismo è un fior di coerenza. I gerarchi sotto sotto vogliono ragazze libere, sexy, che li esaltino e facciano loro dimenticare la monotonia della famiglia e delle parate massacranti oceaniche. Altro che elogi della fecondità. Sono in troppi, infatti, a vivere pericolose relazioni con attricette e ballerine, cosa che indispone il duce, il quale, almeno quanto a gusti femminili, pare sia più tradizionale. A diffondere l'eresia è il cinema americano, con le sue bionde slanciate, ribelli, attraenti, che portano nella moda e nel costume una inquietudine sovvertitrice tale da porre in crisi il modello di donna fattrice tanto caro al regime. A spegnere le energie sovvertitrici provvede nel 1931 il capo dell'ufficio stampa di Mussolini con un ordine perentorio ai giornali di eliminare tutte le immagini che mostrano figure femminili magre, pallide, mascolinizzate e sterili. Di donna senza ciccia, strapaese non si impiccia. Donna che pesa un'oncia, la propria casa sconcia, scrive un giornale scherzoso. O ancora, in stretto bacino mal si cova il piccino. Per dare il buon esempio, nel 1930 Edda Mussolini è convolata a nozze con l'aitante Galeazzo Ciano, di cui rimarrà presto incinta. L'anno dopo nascerà Fabrizio. Perfino in campagna, nonostante i premi di natalità, le donne rurali riducono le gravidanze. Tutte hanno capito che se vogliono dare più civiltà all'esistenza devono attivare l'intelligenza, soprattutto nell'alcova. Per paradosso, è stata proprio la spinta dell'OMMI a far uscire le massaie dall'oscurantismo sanitario e a dar loro consapevolezza del proprio corpo. Si tenta di esportare il saluto fascista anche fra i cinesi. Ecco un tentativo mal riuscito fra la servitù di Edda e Galeazzo, che nel 1931 è console generale a Shanghai.
Ormai tutto ciò che è di qualità è balilla. Balilla è una varietà di cereali ad alta produttività. Ma balilla è anche un nuovo modello di automobile. La Fiat 508 Balilla, appunto, che il 9 aprile 1932 viene presentata a Benito Mussolini a Villa d'Orlonda. Costa solo 10.800 lire, ma per gli italiani è un sogno. Braccianti, manovali e operai guadagnano solo fino a 300 lire al mese, gli impiegati da 300 a 600 e solo i funzionari importanti raggiungono le agognate 1.000 lire al mese della canzone. Libro e moschetto, fascista perfetto. Recita un famoso slogan di Mussolini. Il 10 maggio 1932 il Duce sponde platealmente dal balcone di Palazzo Venezia con un libro in una mano e un moschetto nell'altra, al saluto dei goliardi del GUF giunti nella capitale per prendere parte ai primi littoriali dello sport, i Giochi Olimpici Universitari. Anche questa dei littoriali non è un'idea strettamente fascista. Viene copiata dai festival della gioventù dell'Unione Sovietica. 500 atleti in rappresentanza di 26 atenei lottano per la conquista del titolo di GUF littoriale e per il diritto di fregiarsi della M d'oro offerta dal Duce. Agli inizi i littoriali sono soltanto maschili, in seguito verranno aperti anche alle donne. Le selezioni per partecipare ai littoriali sono dette agonali. I ludi juveniles, gare culturali e sportive per gli studenti delle scuole medie superiori, sono ambiti soprattutto perché i premi consistono in viaggi all'estero. Neppure gli sport della montagna vengono trascurati. Ogni anno si organizzano gare di arrampicata sul ghiaccio e roccia e gare di sci organizzate dal CAI, il Club Alpino Italiano. Lo sport sarebbe dovuto essere una esibizione dell'anima, invece è diventato un salto nel buio, manipolato dalla propaganda. Una emulazione continua, obbligata. Lo stesso Mussolini si dichiara il primo sportivo d'Italia. Schermidore, aviatore, ciclista, motociclista, sciatore. Curzio Malaparte però demolisce le sue velleità. Cavalca, scrive, come un sacco di patate, dondolando sulla sella le gambe ciondoloni. Le braccia troppo corte, il sedere ammolla ora su una mela, ora sull'altra. La direzione del Comitato Olimpico, ovvero il CONI, si impegna intanto a coordinarsi con l'ONDE e con l'OMB, con cui spesso è in conflitto. La ricchezza dei nuovi impianti richiama un gran numero di atleti. Allo scoppio della guerra, i tesserati al CONI saranno oltre 800.000. Gli iscritti alle sezioni sportive dell'OND sono invece oltre 1.500.000. Buona parte però sono solo cacciatori, pescatori, bocciofili, suonatori di tamburello e campioni di tiro alla fune. Alla 10ª Olimpiade di Los Angeles del 1932 l'Italia si piazza seconda per numero di medaglie. Ben 36. 12 oro, 12 argento, 12 bronzo. Dietro solo agli Stati Uniti, che però ne conquistano 101. Leggendario è il trionfo di Luigi Beccaria nei 1500 metri. Lo sport è l'espressione dello stile di vita della nazione guerriera, basato sulla supremazia del più forte ed il pugilato che la esprime è una delle grandi passioni del Duce. Il suo idolo sportivo è il gigante friulano Primo Carnera,
che nel 1933 diventa campione del mondo dei pesi massimi battendo Sharkey per KO alla sesta ripresa. Carnera è così popolare che gli fanno il ritratto nei carri di carnevale. Il Duce racconta di sé che a Predappio, da bimbo, era solito allevare gli uccellini presi dal nido per poi, una volta cresciuti, liberarli. I libri scolastici si soffermano sulla sua infanzia, sottolineando come dalla povertà sia riuscito a giungere al massimo prestigio. È una parabola ottimistica che spinge i ragazzi ad avere fiducia in se stessi perché valore di possibile elevazione sociale. Anche per questo le maestre li spingono ad amarlo. Nella mia classe, semplice e severa, scrive uno scolaro di terza in un tema, c'è il ritratto del Duce. Fermamente ci guarda dalla sua cornice nera. Sembra che dica: come voi lavoro anch'io, senza mai tregua né riposo. Studiate! Se il Duce vuole essere al centro dell'immaginario di adulti e bambini, non può sottrarsi anche ad estensioni grottesche e favolistiche che sembrano lambire l'irriverenza. In un racconto su un libro di lettura delle elementari, allo strofinare della lampada magica, nella veste di Aladino compare un onnipossente Mussolini. In un altro libro si narra di un balilla sordomuto che riacquista la parola al momento del giuramento dinanzi al Duce. E ancora, si sparge la voce che durante una visita a Pizzo Calabro Mussolini, alzando il braccio, abbia fermato la lava dell'Etna. Quando gli uomini sono in crisi si rivolgono alle donne, anche ai fascisti, e talvolta con successo. Nonostante la meccanizzazione agricola sia esigua, nel 1933 la battaglia del grano raggiunge il fatidico obiettivo di 80 milioni di quintali di grano. Il regime riconosce in questo traguardo il merito delle giovani lavoratrici, che premia con la nascita della Federazione Massaie Rurali. Si vuole che anche le umili contadine si sentano protagoniste e in prima linea nello Stato fascista. E per spronare i loro grembi riluttanti, sempre nel 1933 il regime istituisce la giornata della madre del fanciullo, di un sapore laico assai religioso, non a caso cade il 24 dicembre. E si costruiscono le prime case della madre e del bambino. Non solo il pugilato, Mussolini ama anche il calcio, per eccellenza lo sport che esalta lo spirito collettivo e di squadra. Mosso da questo amore, costruisce e rinnova ben 83 stadi di 94 capoluoghi di provincia. Per incrementare l'economia di ogni squadra, vengono fondate per la prima volta in Italia le tifoserie, che sono diretta emanazione della Casa del Fascio. L'Ond ne cura le trasferte domenicali. Grande seguito hanno i club delle grandi città come Milano, Torino, Roma. Anche la nazionale dà lustro al fascismo. Sarà un crescendo di successi. Nel 1934 i campionati mondiali di calcio si tengono in Italia. Gli azzurri li vincono in finale battendo a Bologna la Cecoslovacchia per 2-1 con reti di Schiavio e Orsi. Solo 4 giorni dopo la vittoria, Mussolini incontra per la prima volta colui che sarà causa della sua rovina, il Führer. Siamo a Venezia, è il 14 giugno 1934. Da quel giorno Adolf Hitler sarà il convitato di pietra di tutte le scelte del Duce. Nell'ambiguo duello con la storia, i due dittatori troveranno entrambi la morte. Elegante la sfilata in piazza San Marco. Mussolini non riesce ad esimersi dal mostrare ad Hitler i suoi marinaretti. Il Führer non si scompone. Anche in Germania si è organizzata la Hitlerjugend.
una struttura analoga all'Opera Nazionale Balilla, ma animata da più teutonica energia. Nel 1934 vengono erogati per la prima volta gli assegni familiari, vero e proprio contributo ai genitori poveri con famiglia numerosa. L'Italia non cresce in abitanti come il duce vorrebbe. I maschi renitenti alla leva del talamo raggiungeranno la crescente cifra di oltre 1 milione e nonostante paghino una tassa sul celibato fin dal lontano 1927, diventano anche dei benefattori involontari. Per loro merito le maggiori entrate statali saranno pari al costo degli assegni, dei prestiti matrimoniali e dei premi di natalità. Esistono già i littoriali dello sport, quando i due maggiori intellettuali gerarchi del regime, Giuseppe Bottai e Alessandro Pavolini, nel 1934 hanno l'idea di estendere le competizioni anche all'arte e alla cultura, con il fine di mettere in luce l'ardore e la fede con cui la futura classe dirigente le porrà al servizio della rivoluzione fascista. Vincere editoriali significa fregiarsi del prestigioso monogramma in oro riproducente la M mussoliniana, riscuotere cospicui premi in denaro e, cosa più ambita, ricevere incarichi in seno alle organizzazioni del partito. Neppure i littoriali della cultura riescono a esimersi dalla piaga del maschilismo. Vengono aperte alle studentesse solo nell'edizione di Trieste nel 1939. Paradosso del fascismo, i littoriali, che sarebbero dovuti essere lo strumento per esprimere la nuova classe dirigente dello Stato totalitario, saranno invece la forgia di quello democratico, repubblicano ed antifascista. Nel 1935 l'Opera Balilla si arricchisce di una nuova e più insensata categoria di soldatini, i figli della lupa, bambini e bambine fino agli 8 anni. I figli della lupa sono nati per porre fine alla gara grottesca dei genitori di esibire sui giornali il Balilla più piccolo d'Italia, imbacuccando di volta in volta in modo penoso dei pargoli ancora in fasce. Responsabile dell'OND, Achille Starace organizza i concerti più paradossali. 7.000 dopolavoristi diretti da Mascagni eseguono il coro dal Nabucco. Il 16 giugno 1935 nasce il Sabato Fascista, su imitazione inglese, che interrompe la giornata lavorativa all'1. Ma non è mezza giornata libera dedicata al riposo dopo una settimana di lavoro. Deve essere invece destinata all'addestramento ginnico, militare e politico, insieme a tutti i bambini e ragazzi dell'Opera Nazionale Balilla. Mussolini nel 1923 ha promesso ai giovani del GUF che avrebbe dato una spallata alle rigidezze della riforma gentile. Nel 1935 ne affida il compito al militaresco quadrunfiro Cesare Maria De Vecchi, conte di Valcismon, grossolanamente elevato a ministro dell'Educazione Nazionale. Se per un verso vengono demoliti i numerosi divieti per l'iscrizione all'università, dall'altro vengono sollevati dall'insegnamento tutti i professori che, dopo aver giurato fedeltà al regime, non hanno preso anche la tessera del partito. Più avvezzo alla spada che alla penna, De Vecchi rende ufficialmente obbligatoria l'istruzione paramilitare nelle scuole. Chi vi si sottrae rischia di essere rimandato in educazione fisica, nei casi peggiori minacciato dai carabinieri. Eppure, nonostante la sovente irritazione degli adulti, il regime seduce l'infanzia profondamente, con fascinazioni irresistibili, dense, la cui forza sfugge a chi non ha vissuto quell'esperienza. La grande festa in maschera che ogni sabato il fascismo offre eccita più di un gioco. I bimbi sono attratti dalla divisa, se ne sentono esaltati.
Qualcuno ruba le ghiberne al fratello più grande e se ne pavoneggia a scuola, con le punizioni che ne conseguono. Il fucile, pur di legno, è un oggetto di culto.